Ciao a tutti, eccoci qua, nuovo video, nuova recensione, nuova puntata di Movie Time, puntata 3. Allora, film, prendiamo un film per bambini, un film di animazione, barra film, barra live action, quindi c'è sì anche l'animazione, però c'è anche molto live action. Il film in questione è per la regia di Will Gluck ed è Peter Rabbit. Allora, Peter Rabbit, praticamente che cos'è? Sono questo gruppo di conigli, c'è il capogruppo che è Peter, e questo Peter, anzi questo gruppo di conigli, vuole entrare nell'orto del vicino, di cui loro vivono. Entrano nell'orto e naturalmente il vicino si incazza, quindi va lì cerca di ucciderli, di mettergli di tutto, delle trappole, delle cose, per far sì che non entrano più nel suo giardino, no? Per rubarsi la roba da mangiare. E niente, loro tentano e ritentano fino a che quest'uomo non gli piglia un coccolone, muore e il suo cortile, cioè la casa dove viveva questo vecchio, va praticamente a questo ragazzo che è il nipote, quindi va al nipote e anche lui non vuole animali per la sua casa, quindi anche lui con conigli. Ma cosa succede? Lui, essendo vicino di casa, si innamora della proprietaria dei conigli. Ecco, quindi se non si è innamorato di questa proprietaria dei conigli, lui non ama i conigli, ma lei non vuole farglielo sapere, eccetera, eccetera. Finale scontatissimo e film è fatto. Ma allora, cioè, che cosa c'è che non va in questo film? Allora, l'idea può essere anche carina, in un film leggero, così. Ok. Volevi fare un film per bambini? Va bene. Ok, facciamo un film per bambini. Visto che siamo anche in tema di Pasqua, visto che questo film è uscito per Pasqua, ci sta anche. Magari potevi fare anche una storia un po' con le uova di cioccolato, queste cose qua. Che per esempio era uscito nel 2012-2011, adesso non mi ricordo. Il film si chiama Hope ed era questo coniglio pasquale che portava le uova. Era molto carino, era un film d'animazione divertente, carino sia per i bambini che per gli adulti. Quindi, allora, dove vorrei arrivare? Che questo film, per il tipo di animazione, no, per il tipo di animazione, ma per il tipo di sceneggiatura che hanno scelto per questo film di animazione è sbagliato. Perché? Perché è sbagliato? Allora, i bambini sicuramente si divertiranno come dei pazzi, ovviamente, ma bambini, attenzione, dai 3 ai 6 anni, stop. Perché un bambino già di 7-8 anni non lo puoi portare a vedere questa roba qua. Perché questa roba, porti un bambino, ma l'adulto o si addormenta o non lo so. Perché sono battute talmente infantili che cioè non c'è la risata. Magari fa ridere il bambino, ok. Il bambino ride, ma l'adulto no. Cioè, quindi
Ha dei pro e dei contro questo film. Potrebbe essere buono per un lato, ma per l'altro no. Quindi, non so, il genitore dovrebbe praticamente fare così: portare il bambino, lasciarlo con tre amichetti, andate a vedere questo film, noi restiamo fuori, andiamo a fare un giro e via. Perché se entra a vedere questo film, non so. Per carità, ci sono anche gli adulti che amano i cartoni animati, ci sono adulti che guardano anche Peppa Pig, cioè per dire che fan che roba culturale, eh. Vabbè, io non lo farei vedere neanche un bambino, però lasciamo che è un discorso a parte. Ma questo aspetto qua di questo film è diverso, perché il film dovrebbe puntare a divertire non solo il bambino, ma anche l'adulto. Con Hop, praticamente sul coniglio che porta le uova di cioccolato, la storia c'era, era buona, però si divertiva sia l'adulto che il bambino. Quindi non era puntato solo su un tipo di pubblico. Questo film lo è puntato solo su un tipo di pubblico. È come se prendiamo quei cartoni animati, non so, di Cartoon Network, non so, quei film tipo Viaggio di Notman, che Viaggio di Notman era anche carino come cartone animato, mi è piaciuto pure a me, però le battute sono battute di... Prima mia, Palle di Neve, che è uscita a Natale, per esempio, quel cartone animato torrendo. Ok, i bambini sono divertiti come pazzi, il film è andato benissimo, ma per i bambini. Bambini pieno di bambini, le sale erano piene di bambini, ma non di adulti. Attenzione, perché io ho sentito dei commenti che lasciamo perdere. Due tizi che discutevano, ma cos'è, porti vedere le palle di neve a tuo figlio? Ma è proprio una palla sto figlio, cioè, per dire. Quindi, secondo me, un film di questo tipo, dove c'erano anche buoni attori, per esempio la proprietaria dei conigli è Rosa Brine, che noi l'avevamo vista sia in Insidious che in Cattivi Vicini, era stata molto brava, quindi una brava attrice, c'è cioè una che sa fare, e vederla buttata in questo ruolo, cioè non so, ti dispiace vederla così, boh, vabbè. Comunque, quindi questo era, diciamo, in sostanza quello che è il film. Che cos'è questo film? È un film d'animazione che, mi ripeto di nuovo, per bambini. Però cos'ha? È fatto bene? Ha un'animazione perfetta. Cioè, i conigli sono fatti benissimo. Sembrano veri. Parlano, vabbè, gli animali parlano, ma sì, ma ci sta. Anche il dottor Dolittle parlava, io andavo matto per il dottor Dolittle, era uno dei miei film preferiti quando ero bambino. Terza cosa, gli attori. Hanno usato dei buoni attori, ma gli hanno dato dei ruoli. Cioè, non è che gli hanno dato dei ruoli, gli hanno dato. Sì, questi ruoli qua sono. Aiuto, sono. Non so, non trovo neanche le parole per descriverlo, perché sennò magari sono troppo pesante quando faccio altre recensioni. No, 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 lasciamo perdere. Quindi, dispiace vedere certi attori in questi ruoli. Ecco, questo devo dire. Niente, quindi questo era tutto su Peter Rabbit. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.